Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio della Carriera Allenatore con il vostro Watford. Carriera che si trova in BPL, ragazzi, ve lo ricordo. Ragazzi, dopo l'ultimo episodio dove abbiamo perso un po' di partite, dove mi sono perso anche io, magari sono riuscito a capire come dobbiamo giocare con questo Watford, ragazzi. Quindi giocheremo in FA Cup con la formazione migliore, non me ne frega niente, non faccio riposare nessuno, almeno all'inizio. Giocheremo con questo 4-2-3-1 stretto. Quindi Amrabat, ragazzi, va a fare la punta centrale, Bailly l'esterno destro, Depay l'esterno sinistro un po' più avanzato, Pereira il COC e poi Dentonger e Doucouré fanno i centrocampisti. Ragazzi, vi ricordo che gioca Gomez e ovviamente dobbiamo comprare un portiere, ho già fatto tante offerte. Dopo questa partita andremo a vedere un po' le email, poi giocheremo anche con l'Arsenal, quindi episodio, attenzione, molto particolare, anche un finale di mercato molto molto caotico. Detto questo, ragazzi, non perdo altro tempo, andiamo nella partita. Però vi dico già che vendendo Suarez e facendoci milioni per prendere il portiere, richiamerò Kums, ragazzi, perché se no ci troviamo con un centrocampo dove serve un altro uomo, giocando in questo modo e giocando anche con un centrocampo a 3 nel caso. Quindi Kums ce lo richiamiamo. Detto questo, ragazzi, leggenda, 5 minuti, nuvoloso, si va nel match. Ragazzi, debutto di Leon Bailly, quindi lo mettiamo subito in campo, ci aspettiamo molto da lui sulla fascia, mi raccomando, facci sognare. Questo è veramente stato il giocatore che più avete richiesto tutti quanti per questa carriera e io sono riuscito in qualche modo a portarvelo nella rosa. Dobbiamo partire bene contro questo Burnley perché non possiamo sbagliare. Veramente è importantissimo adesso riprenderci e andare bene nel nostro cammino. Ho visto alcuni commenti vostri, ragazzi, dove dite: Ricky, vinci la Premier. Ragazzi, è difficilissimo. Ora ci andiamo a vedere la formazione del Barnet, perché non Burnley, Barnet. Allora, Akinde, 4-2-3-1 simile al nostro, magari un po' più arroccato. E non sarà semplicissimo stanarli, ragazzi, ma noi ci crediamo. E forza Watford. Purtroppo si allontana dal pallone. Occhio adesso, chiudiamo bene. Ragazzi, ho cambiato la telecamera, l'ho messa un po' più vicina perché mi sono reso conto che con quella cop per la carriera non è il massimo, perché magari non riuscite a vedere proprio precisamente i giocatori, li vedete troppo larghi. Poi ditemi voi nei commenti se magari volete, prima che mi segnano qui, volete rivedere l'altra telecamera. Proviamo a battere corto, ecco Olebas, subito il pallone appoggiato, Doucouré, ancora il passaggio, c'è Dentonker, Dentonker vede Bailly tra le linee, Bailly vede il passaggio per Doucouré, passaggio illuminante, ancora Amrabat, Amrabat può andare sulla fascia, Amrabat rientra, deve andare centrale su Doucouré, Doucouré, bello il passaggio, ecco Bailly, Bailly il tiro deviato, Bailly si fa subito vedere nella nostra squadra. E qui atterrato, ragazzi, ci poteva stare un provvedimento disciplinare e qui è in anticipo la squadra di casa che ora può allargare la fascia qui, ma c'è Jagé molto molto veloce, va bene così, ripartiamo, Memphis Depay, ancora Pereira, vede il movimento, però è chiusissima la squadra di casa e dobbiamo cercare di costruire di più. Subito Pereira in pressing, dai così ragazzi, va bene, chiudiamoli. Fase abbastanza chiusa del match, qui l'arbitro si mette davanti, occhio al cross, no no, siamo, oh, eravamo tranquilli ragazzi, meno male che eravamo tranquilli. Vediamo, vediamo, la palla allargata, eccolo Pereira, subito a dar fastidio. Finisce il primo tempo, una gara abbastanza chiusa da parte loro, veramente sono arroccati, noi dobbiamo sbloccarla in qualche modo, vai così nostro Watford, è carico. Peccato, peccato, si era inserito bene Depay, qua proviamo a chiuderli, dai ragazzi, bello questo recupero di Dentonker e qui possiamo ripartire. Il movimento di Amrabat che prova ad entrare in aria, Amrabat, 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 Stephens c'è. Bravo Doucouré che fa da sponda, perfetto, il pallone di ritorno, dai che ci siamo svegliati, ancora Amrabat, il pallone dentro per Memphis Depay,
Depay può rientrare, bella la giocata. Depay, ancora qui una deviazione. Va in pressing, no, peccato, va bene così. Johnson tiene bene il pallone e prova a costruire l'azione, la squadra padrone di casa, ma usciamo con Bemba, bravissimi. Dai così, Pereira prova ad allargare il gioco verso Depay, lancio millimetrico, veramente bello. Depay prova ad andare, Depay, che giocata. Entra in area Depay, fermato all'ultimo, ho preteso troppo, ma qui ragazzi, che cosa ha fatto Doucouré? Doucouré, Doucouré la mette dentro, il pallone resta lì per Amrabat che l'allarga. C'è Bailly, la parata di Stephens, non è possibile. Partito Doucouré ragazzi, Doucouré vede Depay, vai Depay, vai Depay, lotta come un malato. No, è Pereira, no Pereira, non puoi perdere questo pallone. Ora che stiamo giocando così bene, mamma mia, che prestanza fisica qui. Ole Bas, serve Bailly, Bailly col destro, ancora Stephens e basta. Vai col calcio d'angolo, questa volta ragazzi lo chiamo corto. E proviamo a scambiare, c'è Bailly, Bailly la tiene, prova il cross dentro, il colpo di testa che non arriva, non la mettiamo giù, vai col colpo di testa Cabasele, mamma mia che bestia Cabasele, Bailly, Bailly può andare, Bailly la mette dentro, non ci arriva nessuno, però la palla è ancora qui, occhio, l'avevamo quasi presa. Ragazzi, finisce qui il match, ovviamente sapete bene che ci saranno i supplementari, quindi si riprende e io farei ragazzi qualche cambio. Non ho fatto apposta cambi proprio perché sapevo che potevamo arrivare supplementare. Una squadra giovane che ha giocato benissimo, però il loro portiere ha parato tutto. Quindi ragazzi io proverei a mettere Dini come punta, punta fisica che ci può servire. Poi metterei un po' di velocità sulla fascia Sassessa al posto di Bailly che però ha giocato molto bene. E basta, anzi metterei Kabul al posto di Mbemba che l'ho visto un pochettino stanco. Vediamo che succede. Dai, 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 che questa la recuperiamo. Perfetta, vai dentro Dunker subito, vede il movimento. Il pallone dentro, vai Pereira, Pereira, Pereira. Cos'è sbagliato Pereira, non ci posso credere. Ancora loro a gestire palla. È andato a vuoto uno dei miei giocatori. Occhio, chiudiamoli, non facciamoli scappare avanti. Occhio che calciano. No, come è arrivata lì quella palla? Bravissimo Dendonger. Ripartiamo con Depay. Depay alle ultime energie. Anche loro sono stanchi. Quindi vai Depay. Vai Depay. Ragazzi, Depay non ce la fa più. Prova l'ultimo. Che filtrante. La palla è buona. Dini. Il nostro capitano. Il nostro bomber. Mamma mia, ma cosa ha fatto Depay? Avete visto? Non correva più. Non ce la faceva proprio più, giustamente. Però è riuscito a servire questa bella palla. Guardate che inserimento alle spalle del nostro Dini. Perfetto. E qui non sbaglia come Pereira. La mette dentro. E per fortuna andiamo in vantaggio. Subito il rinvio lunghissimo. Bella questa palla. Vai Dini. No, mi sa che è fuori gioco. Probabilmente. Probabilmente sì. Probabilmente no. Dini. Dini. 2-0. Credevo fosse fuori gioco. E invece arriva il 2-0 del nostro bomberissimo ragazzi. La piazza dentro e segna il 2-0, quindi valida alternativa a questo Dini che io avevo anche mezzo pensato di vendere, ma se mi fa queste prestazioni va benissimo, il capitano numero 9 assoluto, siamo sul 2-0. E finisce la partita ragazzi, ci portiamo a casa questa prima qualificazione, o meglio andiamo avanti in questa coppa, era quello che serviva sotto con le email. Ragazzi guardate l'overall è 49, cioè sembra che sto facendo qualcosa di catastrofico, non so per quale motivo, spero si sbaghi, non penso di essere messo così in discussione. Allora vediamo, parliamo bene dell'Arsenal, poi vediamo, ho provato a prendere in prestito Badu, ma non è cosa, Badel neanche, per Aranquiz che è un centrocampista interessantissimo, 21 milioni. Ok, abbiamo i 19 milioni, non li spendo per un centrocampista, Arnold 16 milioni, a qua non sono interessati alla contropartita, va bene, Sergio Rico chiedono di più, va bene, io aumento l'offerta a questo punto di Sergio Rico, mettiamo per ruolo qui, ordiniamo per ruolo così è sicuramente più facile, ecco qui, offerta rifiutata. Avete visto anche le altre trattative, magari alziamo un po' l'asticella. Provo anche gli 8 milioni per Sergio Rico che è un portiere giovanissimo, però è già abbastanza pronto a mio avviso.
poi viene da un campionato ottimo. Giocatore venduto Mario Suarez, abbiamo guadagnato 15 milioni da Mario Suarez, mamma mia. Areola ragazzi 42 milioni mi chiedono, per Burki 40 milioni, Itz 20 milioni. Già è ragionevole ragazzi, è ragionevole perché io provo con i miei 15 milioni e questo è un bel portiere di esperienza ragazzi che potremmo portare a casa. Abbiamo tanto budget ingaggi perché abbiamo dato via un giocatore, vabbè Sommer 50 milioni, abbiamo dato via un giocatore che comunque non, cioè prendeva tanto di stipendio e quindi risparmiamo. Per Gabriel è un tentativo ragazzi, provo con 3 milioni, questo è proprio l'ultima spiaggia, però è un portiere giovane quindi abbastanza realistico come acquisto. Ora ragazzi modifichiamoci, pericolo dicono, vabbè cercherò di riguadagnare la fiducia. Andiamoci a impostare il budget trasferimenti, così magari l'abbassiamo un po'. Qui vedete abbiamo più soldi sicuramente, dai, abbiamo quasi 25 milioni, si può fare bene. Tante altre email ragazzi, vediamo. Ok, vogliono di più per quanto riguarda Gabriel, abbandoniamo la pista. Ragazzi, per Itz hanno accettato i 15 milioni, quindi Itz a 15 milioni potrebbe essere un buon acquisto perché vale 20 milioni, a 28 anni non prende tantissimo di stipendio, 35 ci sta, 35.000, è un portiere già pronto che possiamo mettere titolare, portiere sicuramente esperto, quindi vediamo se riusciamo a portarci a casa questo ottimo portiere. Offerta rifiutata per Sergio Rico, va bene, Butland 48 milioni e mezzo, Courtois, vabbè, non lo vendono. Anthony Lopez, io non vorrei dare ragazzi altri giocatori in cambio. Per Bowman 24 milioni, questo è ancora più forte di Itz ragazzi, prende un po' di più di stipendio ma è ancora più forte. Sapete che vi dico, loro chiedono 24, proviamo con un 18, se ci hanno accettato Itz a 15 penso che così poi magari ci teniamo un po' di budget anche per gennaio, dobbiamo ragionare sempre in questi termini. Quindi ragazzi, prima di fare altro io mi vado a richiamare, come vi ho già detto, il nostro Kums, no, come si chiama? Aspettate, fatemi, no, ho sbagliato schermata. Allora, dov'è? Vendi giocatori, ok, mettiamo per ruolo, così è più semplice da trovare. Scendiamo, scendiamo, eccolo qua, il nostro Kums, ce lo richiamiamo perché è importante avere un centrocampista come lui. Quindi ragazzi avanziamo ancora prima di arrivare alla partita con l'Arsenal, vediamo. Allora, vediamo che succede. Offerta troppo bassa per Bowman, vogliono questi 24 milioni, vabbè alziamo l'asticella ragazzi magari a 21 milioni, va. Proprio perché quei 3 milioni e 3 me li vorrei tenere sinceramente, però vediamo. Contratto rifiutato. Vuole di più questo maledettissimo portiere. Offriamo 40.000. Ci mettiamo giocatore chiave. Mettiamoci questi 2 anni. Vediamo che succede. Leggiamo queste altre email. Ecco qui, impegnati con le nazionali. Tanti giocatori. Pegnaranda, Pereira, Dini, Cabasele. Perfetto. Poi offerta di trasferimento per Pegnaranda. Ah ragazzi, prima non vi ho detto, ma Pegnaranda giocherà comunque tantissimo, o come seconda punta al posto di Pereira, o come punta centrale, o sulla fascia, io lo vedo ovunque questo jolly, quindi occhio perché comunque giocherà ovunque. Qui vieto altre offerte, Pegnaranda non è in vendita, caro Saint-Étienne. Offerta troppo bassa per Bowman. Ragazzi, a questo punto io mi porto a casa Itz, perché è un portiere che so, conosco il suo valore, veramente ottimo, 28 anni per un portiere ottimo. E abbiamo finito bene o male il mercato, a meno che non succeda qualcosa di clamoroso. Ecco, anche lo Schalke voleva Itz, questa dimostrazione che è un portiere veramente affidabile e di livello, e lo cercava anche una squadra come lo Schalke, invece ce lo portiamo noi a casa. Dini vuole giocare contro l'Arsenal, si può fare. Allora, vediamo, andiamoci a vedere Itz in panchina. Ecco qui, è un 80 di overall ragazzi, quindi ci sta alla grande. Poi potrebbe anche essere in crescita, i portieri a volte crescono anche su quel valore, cioè o meglio dai 28 anni, perché l'età è un po' più avanzata, quindi occhio. Kums ragazzi ce lo siamo richiamati, un bel 77, ci fa comodo. E quindi ragazzi questa è ancora la formazione che usiamo per provare a fare bene contro l'Arsenal. Ragazzi, ci ho pensato un po' vedendo gli highlights e tutto il resto. Preferisco portarvi l'Arsenal e la fine del mercato, anche se non penso faremo granché, nell'altro episodio. Magari a qualcuno potrebbe non piacere questa soluzione, però
È durata parecchio la partita di Coppa e abbiamo fatto questo acquisto importante, cioè il portiere, quindi vorrei ragionare un po'. Poi prossimamente, ragazzi, abbiamo Arsenal, West Ham, Manchester United, Chelsea in Coppa, che è difficilissimo qui poi per superare l'obiettivo. Quindi vorrei andare cauto, scusatemi se questo episodio non durerà tantissimo oppure non abbiamo fatto tanto. Secondo me si sbagga quel 49 di overall, perché quando avevo salvato poi era a 78, quindi sicuramente si sbagga. Quindi ragazzi, la squadra Watford acquista Marwin Hitz, il nostro portiere di livello ce l'abbiamo. Ragazzi, ci vediamo in un prossimo video prestissimo, ciao a tutti!